Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, come ogni giovedì, vi porto alla vigilia della Weekend League, quella che sarà la squadra che andrò ad utilizzare perché ci sono stati grossi cambiamenti. Non lo vedete già in squadra, ma arriverà perché ho 4 milioni e mezzo da parte, sto giusto aspettando il momento propizio per comprarlo. Questo giocatore di cui vi andrò a svelare insomma l'identità a breve e sappiamo tutti che quella che ha alle porte è probabilmente la Weekend League nella quale di più dovremo andare a sudare per poterci guadagnare le nostre vittorie, visto che in palio ci sono i tots ultimate e quindi tutti quanti saranno iper avvelenati più del solito. E quindi vi porto anche quelle che sono nuove tattiche per quanto riguarda il 4-4-2 ed istruzioni proprio per fronteggiare questa emergenza che ci ritroviamo tutti quanti a dover affrontare questo fine settimana. Quindi, senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo ad analizzare la squadra. Insomma, per i giocatori che non sono cambiati andrò abbastanza rapido, per cui tra i pali troviamo il sempreverde Ter Stegen Tots, che vi ripeto e vi ripeterò sempre, miglior portiere del gioco a mio modesto modo di vedere. A destra troviamo il buon Semedo, che per quanto riguarda anche i link con i vari De Jong e Messi, numero 1 e top terzino destro, assieme probabilmente a Carvajal Tots per quanto riguarda la fascia in Liga. Il primo cambio che vedete all'interno della squadra è il buon Diego Carlos in versione Europa League. Non so se riuscirò con i crediti a mettere il Tots, ma Militao ha veramente stufato. Quello della versione flashback, raga, veramente una roba che non ce la facevo più a sopportare, perdeva una quantità di contrasti. Allora ecco che torna il buon Diego Carlos a dare una mano ai suoi compagni, visto che tanto si era comportato bene in passato in coppia con Varane, e sono sicuro che non farà da meno in coppia con il buon Ramos Tots, che insomma è sempre lì, lo vedete. Non si smuove perché, vi ripeto, ad oggi secondo me è il miglior difensore del gioco, hands down, per quanto riguarda un po' tutti i tipi di gioco, no? In maniera particolare se avete uno stile di gioco bello aggressivo e insomma che vi porta ad uscire con i difensori per cercare di recuperare palla alta. A sinistra anche qui un evergreen, il buon Ferland Mendy, che nella versione Footmas io continuo a preferire alla stragrande maggioranza di terzini sinistri del gioco. Anche il reparto, diciamo, mediana non è che ha subito grossi cambiamenti, o meglio, ha subito un grosso cambiamento per quanto riguarda l'altro giocatore che non è Frankie De Jong, che infatti continua a dirigere le operazioni in mezzo al campo in maniera polivalente, riesce appunto a gestire bene sia la fase difensiva che quella offensiva. Vedete 8 gol e 38 assist, insomma, si fa valere il buon Frankie. Il cambio che c'è stato riguarda l'entrata in squadra di Viera 88, che va a sostituire Kanté e Toti, stunnato, e quindi il buon Viera va appunto a prendere il posto di Kanté, che mi ha accompagnato per tante partite. Sicuramente rispetto a Kanté mi dà la possibilità di recuperare un po' più palloni grazie alla sua fisicità, ma in fase di impostazione, anche in fase di finalizzazione, ho perso veramente parecchio. Ma la scelta di Viera non è una scelta casuale, perché solamente andando a mettere Viera potevo andare ad ibridare quello che è il big boy di cui parlavo in precedenza, che arriverà nel team, e non vedo l'ora di provare perché sono veramente super hypato. Quindi, senza andarvelo a spoilerare, passiamo prima a delle conferme, ossia il buon Lionel Messi nella versione 95 pick che ho trovato tempo fa. Per quanto riguarda la fascia destra, insomma, il solito giocatore incredibile che può fare veramente qualsiasi ruolo del reparto offensivo. Per quanto riguarda l'altra fascia, troviamo anche qui buon Sadio Mané pick, un giocatore che è fantastico sia per quanto riguarda la creazione di superiorità numerica, sia per quanto riguarda insomma, la possibilità di poter finalizzare dentro l'area. E qui c'è un ritorno, che in realtà ritorno non è, perché è un giocatore che conoscete tutti quanti benissimo, ma che avevo venduto settimana scorsa in previsione di poter fare un'accoppiata che non sono riuscito a permettermi per via dei crediti, motivo per il quale poi ho deciso di aspettare che calasse di prezzo e l'ho ripreso veramente a un prezzo incredibile, e ho giocato la scorsa VL addirittura con Drogba esterno, facendomi un fegato più che amaro. Quindi ritorna in squadra a grande richiesta Kenny Dalglish, acquistato per 495.000 crediti, veramente a prezzo di saldo, e sono sicuro che andrà a fare coppia alla grande con quello che sarà il prossimo acquisto.
Quest'uomo qui, quest'uomo che vedete al momento sperimentale, anche se vi ripeto, i crediti ci sono, sto solamente aspettando il momento giusto per non rimetterci troppi crediti, visto che sicuramente dopo questa VL tutti quanti smantelleranno le squadre e ci sarà secondo me un grosso drop, e stiamo parlando di Wissam Beyeder nella versione Tozzo, una carta che vista statisticamente sembra veramente pazzesca, superiore a qualsiasi altro attaccante all'interno del gioco, veramente secondo me devastante per come insomma concepisco io questa quest'anno il gioco è proprio l'attaccante meta per eccellenza, quindi non vedo l'ora di provarlo, non vedo l'ora di andare a tirare razzi con questo nanetto francese e insomma sperando anche di potermelo aggiudicare a un prezzo, come vi ho detto, non troppo eccessivo. Per quanto riguarda le tattiche e le istruzioni, adesso ve le faccio vedere subito, devo un attimo togliere Beyeder, altrimenti non mi permette di farvele vedere. Ed eccoci qui, vi dicevo che dunque si tratterà di una Weekend League questa dove veramente bisognerà giocarsi la vita fin dalle prime battute ed ecco perché ho concepito queste tattiche che insomma mi sono anche sembrate decent in fase di test. Per quanto riguarda la fase difensiva abbiamo un gustoso 5 di ampiezza con 1 di profondità per stare belli barricati indietro, belli camperati davanti alla nostra difesa. Senza però disdegnare anche la possibilità magari di uscire sfruttando quella che è l'aggressività dei nostri difensori. Per quanto riguarda invece lo stile di attacco, abbiamo un 6 per quanto riguarda l'ampiezza, dunque ho allargato un po' la squadra per trovarmi già gli esterni belli larghi e giocatori in area che rimane 4 perché insomma sapete come mi piace comunque gestire il pallone fuori e poi in area avere giusto le due punte con le quali potermi girare rapidamente, tirare o magari scambiare tra di loro. Angoli e punizioni che passano a uno perché veramente voglio che stiano tutti quanti dietro, non me ne va di sapere nulla perché sapete che le punizioni le tiro, gli angoli li batto vicino, quindi veramente state il più lontano dietro per evitare di farmi prendere contropiedi che in questa settimana rischiano di essere letali. Per quanto riguarda invece, andando avanti, le istruzioni, allora abbiamo anche qui dei cambi abbastanza importanti. Perché, allora, per quanto riguarda insomma il comparto difensivo, nulla è cambiato, ossia abbiamo resta dietro in attacco a tutto quanto praticamente, anche ai mediani resta dietro e copertura al centro. Ma visto che si tratta di una Weekend League nella quale andremo a camperare in maniera importante, ecco qui le grosse novità, ossia. Agli esterni abbiamo inserito delle istruzioni e si tratta di rientra in difesa ad entrambi, perché appunto voglio veramente anche una mano da parte loro per poter andarmi a chiudere e poi magari ripartire in velocità. Stessa cosa che chiederò anche agli attaccanti, ossia di rientrare in difesa e per questo motivo non gli chiederò neanche più di fare salire la squadra perché rientrando in difesa praticamente si troveranno già posizionati un po' più fuori l'area e quindi magari nella posizione che io prediligo. E di conseguenza queste sono tattiche che, come potete immaginare, potete sia utilizzare dal primo minuto, sia potete anche utilizzare alternandole a quelle magari solite, come ad esempio faccio io qui, equilibrata 5-4-5-4, con le quali potete andare magari a difendere il risultato. Ma io non vi nascondo che partirò dal primo minuto con queste tattiche qui, voglio stare bello chiuso e compatto perché insomma, come vi ho spiegato, saranno tutti quanti avvelenati. È un periodo nel quale non difendo benissimo e davanti sono un pochino sterile, quindi vorrei evitare di prendere imbarcate. E poi ormai, raga, fondamentalmente questo 1 di profondità sembra essere conclamato, insomma, che si è rivelata una tattica che praticamente fa difendere da sola la squadra, visto che in un recente torneo è stata addirittura bandita, e è nulla. Quindi, per quanto riguarda squadre e tattiche, è questo. Vi faccio vedere che all'orizzonte, appunto, si prospetta il Bomba Yedder perché ho 4 milioni e mezzo. Anzi, ci andiamo a dare anche uno sguardino live a quanto potrà stare al momento. No, niente, 4 e 6. Continuo a mantenere il prezzo. Ma magari domani mattina lo picchiamo. Ma non saprei. Magari sarebbe proprio il top. Devo ancora fare anche il Tots garantito. Magari lo troviamo da lì. Sarebbe ancora più epico. Senza perderci appunto in chiacchiere inutili, raga, io vi ringrazio per la visione di questo video. Vi aspetto ogni giorno in live dalle 12 alle 16 e fatemi sapere se magari proverete queste tattiche e come vi hanno reso. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Peace!